a mano, Rino Gaetano. Raffaele, quell'altro microfono. Dai, balladino. Ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore, amaro amaro, si scioglie nel pianto, il dolce ricordo, sgallito dal vento, ti fatto ridere, con te la stanza, non c'erano soldi, ma tanta speranza. Non c'erano soldi, ma tanta speranza. Lo diceva questa meravigliosa e inedita canzone scelta come inno per il Crotone Calcio in omaggio ad un figlio dell'Interland crotonese, un cantante che ha dato la sua anima per la città di Crotone, però poi è diventato romano di adozione dopo la nascita, mentre parte dei fratelli ancora vivono nella città e dei cugini vivono ancora nella città di Crotone. E il Crotone, per omaggiare, ha scelto anche come inno in mezzo a tutte le altre colonne sonore sportive della propria storia calcistica, considerando soprattutto il fatto che sono tre le canzoni di Rino Gaetano che fanno da atmosfera e apripista nella colonna sonora complessiva della squadra. L'inedito a mano, una versione ancora molto ma molto più bella di quella che fu di Riccardo, un grande successo di Riccardo Cocciante, a mano appunto, ma le canzoni principali adottate sin dall'inizio risalgono a Ma il cielo è sempre più blu e poi nelle altre nelle altre edizioni, diciamo, di questa colonna sonora risuonano le parole di altre vecchie canzoni che hanno fatto praticamente la storia di questo cantante rivoluzionario che ha avuto il suo trionfo a Sanremo con la canzone Gianna. Molti anni prima di poter di dover fare una tragica fine proprio a Roma, nella città eterna, l'incrocio tra via di Santa Costanza e via Nomentana, dove le indagini legali praticamente portano ancora oggi ad ipotizzare la probabilità che sia stato un complotto che abbia portato praticamente ad eliminare il cantante rivoluzionario, che era così lungimirante da anticipare nella canzone Nunterreg più gli effetti di un'epoca storica che dal 92 ebbe praticamente la sua il suo protagonismo giudiziario e che ha determinato la fine della Prima Repubblica con appunto gli scandali di Tangentopoli. Ebbene sì, torniamo per una seconda parte di M91 qui Crotone per aprire i battenti a quelli che sono i pronostici, le anticipazioni con
chiaramente anche la prima conferenza stampa, uno stralcio della prima conferenza stampa del post promozione di qualche giorno, promozione avvenuta proprio qualche giorno fa, esattamente venerdì sera, grazie al risultato conseguito all'Armando Picchi nel 36esimo turno di Serie B KT, che con il risultato di 5-1 ha favorito la promozione del Crotone in Serie A, la sua terza promozione storica, e che però per poter essere matematicamente centrata aveva bisogno di attendere, visto che la partita si è giocata come anticipo di tutte le altre partite poi giocate alle 21, era in attesa dell'esito della partita Cremonese-Spezia, il cui risultato era talmente importante da poter determinare la matematica certezza. Qualora lo Spezia avesse vinto, sicuramente si prospettava l'ipotesi di uno spareggio, nel caso in cui tutte e due le squadre da qui alla fine avessero portato i 9 punti in palio in casa, in tasca. Ebbene sì, si prospetta l'apertura. Nelle parole di Giovanni Stroppa, oltre che delle ipotesi da qui alla fine del campionato, sono rimaste due partite, una in programma domani alle 21 e poi l'altra, l'ultima, quella del 38esimo turno, che metterà fine ufficiale in attesa di play-out e play-off agli esiti, alle lotterie che determineranno le altre promozioni, la terza promozione, la terza squadra, la promozione della terza squadra per la Serie A e la retrocessione della terza squadra in Lega Pro. E sicuramente con i pronostici, con la preparazione della partita in casa allo Stadio Comunale Ezio Scida, Crotone Frosinone, le parole di Stroppa fanno pensare ad una conferma di alcuni giocatori che hanno determinato la vittoria contro il Livorno all'Armando Picchi, così come l'ipotesi e i pronostici per la futura Serie A, con la conferma di un altro anno già ufficiale per il progetto che lega la squadra della FC Crotone Calcio al mister Giovanni Stroppa, il quale potenzialmente ha già parlato in conferenza stampa, ne sentiremo alcuni stralci, della possibilità di proporre un ulteriore allungo di altri 2 anni, e in più poi le previsioni di dover lasciare l'ossatura dei giocatori più importanti. Visto e considerato che la Serie B e la Serie A presentano due differenze di stile di gioco molto ma molto pesanti, soprattutto per reggere squadre di un certo spessore come la Juventus piuttosto che l'Inter, la Roma, la Lazio, e perché no, da qualche anno a questa parte anche squadre di un certo rango come l'Atalanta, la rivelazione dell'Atalanta di Gasperini, e la Sampdoria
che sono un po' le squadre storiche che si sono sempre distinte nel loro percorso, e il Milan e il Napoli per quanto riguarda appunto l'ambizione tra scudetto e posizioni ambite per giocare le coppe internazionali. E di conseguenza la squadra dovrà pensare ad un rinforzo. Si è parlato su alcuni articoli di giornale che si pensa anche a un nuovo acquisto di un giocatore che ha già giocato con il Crotone, che viene dalla scuola Roma, che attualmente e in forza ad un'altra squadra internazionale, e quindi gioca all'estero, e che è stato fondamentale anche per il Crotone, per la Serie B del Crotone di qualche anno fa, essendo anche protagonista e vincitore appunto della classifica marcatori. Lo spessore di questo giocatore lo conoscono tutti, anche per quello che ha dimostrato all'interno della sua squadra di provenienza, che è proprio la Roma, che è proprietaria del suo cartellino. Alessandro Florenzi sicuramente non è la sede più adatta, anche con la conferenza stampa data oggi, per poter parlare di quelle che sono le previsioni di mercato, né tantomeno era la sede dell'intervista fatta proprio in esclusiva al presidente Giovanni Verenda, e quindi praticamente uno di quelle persone che insieme a Beppe Ursino e alla fratello Raffaele, che è presidente onorario, hanno costruito come progetto, essendo i titolari dell'FC Crotone Calcio. E sicuramente vale la pena, vale proprio veramente la pena di sentire alcune delle parole in uno stralcio della conferenza di stroppa di questa mattina, all'incirca intorno all'ora di pranzo, alle 12.30, intervistato da alcune testate giornalistiche e radiofoniche. Buongiorno mister, intanto anche a noi. Buongiorno a tutti, buongiorno. Le faccio i complimenti per la conquista di questo traguardo importante per noi. Grazie. Per lei, per la squadra, per tutta la città. E le volevo chiedere, qual è stato il momento decisivo, quello nel quale avete capito che il traguardo poteva essere raggiunto pre-Covid e post-Covid, naturalmente, perché questo campionato è stato veramente strano. L'altra domanda riguarda il futuro. Come si fa a preparare adesso in così breve tempo una stagione di Serie A? Allora, per quanto riguarda la prima risposta, sinceramente non c'è un momento ben preciso. Posso eventualmente focalizzare l'attenzione su quello che è stata la pausa. Quindi nel lockdown probabilmente c'è stata molta incertezza su come, quando, se si poteva ricominciare, se finiva il campionato, la squadra che stava girando a mille, e quindi aver lasciato così, non avere la certezza di poter ricominciare, non avere nessuna certezza, perché su quello che poteva essere la preparazione della squadra, su quelle che potevano essere le metodologie di allenamento. Quindi abbiamo pensato tanto insieme allo staff, cosa si poteva fare nell'eventualità della ripresa. Forse quello è stato il momento più difficile. Qualcuno,
Allora, queste sono alcune delle parole dello, prese da uno stralcio dell'intervista di quest'oggi, la conferenza stampa di Giovanni Stroppa, la prima dopo, la promozione in A. Se fosse possibile, ma non lo è, dare spazio ad ascoltare l'intera intervista, sicuramente continuerà a dire e a percorrere quello che è stato praticamente il suo, la sua storia con la città di Crotone, un allenatore che aveva già avuto l'esperienza con il Pescara in Serie A e una certa impostazione sicuramente come, come impatto non è stato certamente facile per la mentalità della città di Crotone, per l'adeguamento sicuramente della mentalità di questo allenatore, che è stato anche vincente come giocatore in squadre molto blasonate della Serie A, come del resto lo stesso Milan in cui ha militato, e di certo un impatto che sicuramente ha determinato quella fase di sbandamento, perché magari sono arrivati i primi risultati positivi e poi qualche sconfitta di troppo che ha compromesso le aspettative della tifoseria più che della dirigenza, ma con insistenza hanno portato a condizionare anche il pensiero della dirigenza, che ha dovuto poi esonerarlo dopo la partita col Perugia, che tutti ricordiamo, e nella prima stagione, la stagione successiva alla retrocessione in Serie B, la prima parte di campionato ha portato al suo esonero, e chiaramente a richiamare ad allenare il Crotone la squadra di Massimo Oddo, che nella speranza facesse bene invece ha scombussolato i piani di una squadra che era partita come protagonista per tornare in Serie A e si è trovata all'ultimo posto, e da lì è stato difficile ripartire, perché anche Massimo Oddo si è trovato esonerato e la squadra non ha fatto, la dirigenza non ha fatto altro che richiamarlo alla guida del Crotone, ed è stato un po' difficile poi per lui partire dall'ultima posizione per poi fare una seconda parte di campionato eccellente, portando il Crotone a risultati insperati e con sempre la salvezza all'ultimo turno, ricordando anche la prima stagione in Serie A, all'ultimo turno proprio nella partita contro l'Ascoli, e tutti sappiamo come andò a finire con la vittoria del Crotone. E di certo era difficile poter confermare le attese proprio iniziali ambire a vincere il campionato. Se il Crotone fosse partito sin dall'inizio con quei ritmi, probabilmente non ci fosse proprio questo motivo di svolta, di esonero di Giovanni Stroppa, chiamata di Massimo Oddo, esonero di Massimo Oddo e richiamata appunto di Giovanni Stroppa. Se ci fosse stata la continuità dello stesso allenatore Giovanni Stroppa, probabilmente il Crotone avrebbe potuto ambire tranquillamente ai playoff. E di questo ha percorso nell'ambito della sua conferenza stampa il percorso che lo ha legato. Lui ha detto: io conosco la Serie A, bisogna ragionare con un certo
con un certo equilibrio, pensando che sicuramente ci deve essere una certa ossatura, e quindi per quanto riguarda il mercato la squadra dovrà puntare praticamente a rinforzare alcuni giocatori sicuramente, ma non smantellare tutto quello che è l'impianto più buono della squadra di oggi, quindi mantenere certi attaccanti che sono stati protagonisti, come la coppia Messias-Simi, che anche ieri ha dato anche nella partita contro il Livorno ha dato il suo grosso contributo, e in più poi anche giocatori di una certa esperienza che vengono in un certo senso anche dalla Serie A, e pensare al futuro con elementi di un certo tipo, come Andrea Barberis, che ha già avuto la sua esperienza in Serie A molto bene, ricordiamo anche il pareggio contro l'Inter. Simi, la sua rete contro la Juventus potrebbero essere già dei grossi esempi. Il futuro di Barberis è ancora incerto, il futuro di Simi sembra essere destinato ad una conferma, così come quello di Messias. Probabilmente ci sarà la conferma di Crociata, bisognerà vedere degli acquisti della stagione in corso, piuttosto che Jankovic, quali di loro, e Armenteros, quali di questi tre potranno essere più determinanti, ma soprattutto bisogna pensare anche al futuro di squadra, come anche Maxi Lopez. Maxi Lopez, anche di questo bisognerà discutere per quanto concerne l'ossatura della squadra, poi si vedrà per quanto riguarda il mercato. E di conseguenza nelle altre parole di Stroppa si è pensato anche a quello che oltre ad essere stato il percorso fatto fino adesso con la squadra del Crotone, anche al futuro dello stesso Stroppa. E molte parole di elogio alla squadra, alla dirigenza, con la quale lo stesso Stroppa si sente anche in famiglia, per questo proporrà un allungo di altre due stagioni, visto già il rinnovo automatico di un anno ad obiettivo raggiunto, che è stato proprio raggiunto nel 36esimo turno. E quindi in questa conferenza stampa prosegue Stroppa a rispondere ai giornalisti su quello che potrebbe essere l'impatto con la Serie A per portare avanti una squadra sicuramente molto competitiva. Ebbene sì, questo era l'obiettivo di questa seconda parte di M91 qui Crotone, farvi ascoltare anche le previsioni di questa di questo 37esimo turno. Per quanto riguarda nella stessa conferenza stampa la presentazione di Crotone Frosinone in programma domani sera, lo stesso Stroppa ha messo in evidenza che sicuramente confermerà ancora per tre quarti, se non qualcosa in più, la squadra che ha vinto sul campo del Livorno, e poi ci bisognerà vedere anche in base alle condizioni del campo e dell'impatto meteo quali saranno le alternanze dei cambi che serviranno praticamente a mantenere un certo equilibrio e non sfigurare subito dopo la promozione, come
per esempio è stato per il Benevento, che per 3 giornate di seguito, subito dopo aver raggiunto l'obiettivo della promozione, si è lasciato andare. Ma sicuramente il Benevento se l'è potuto permettere anche in vista di quello che era il punteggio raggiunto fino a quel momento della stagione, con 7 giornate di anticipo. Un grosso lavoro fatto da Inzaghi, ma l'obiettivo del Crotone è di tutt'altra stoffa, visto e considerato che l'obiettivo è quello di centrare sia la classifica dei marcatori, e Simi in questo momento è solo al comando, sia per quanto concerne la cifra della posizione in classifica, rinforzando il secondo posto con ulteriori 6 punti per battere tutti i record rispetto alla squadra di Juric, quindi tornando alla prima promozione in Serie A. 2 giornate d'anticipo, sicuramente il Crotone di Juric se l'era guadagnata con qualche giornata in più. Quindi di anticipo, e invece per quanto concerne questa squadra ha dovuto aspettare il 36esimo turno per avere la certezza matematica. Sicuramente dovrà pensarsi al fatto che la squadra attuale si è trovata di fronte ad un campionato anche anomalo, con un periodo piuttosto lungo, perché 100 giornate di stop sicuramente potevano dare adito a parecchi infortuni, e queste erano anche le premesse di Giovanni Stroppa nella sua conferenza stampa. Ma la squadra ha reagito, e ha reagito abbastanza bene, e quindi subito dopo il lockdown centrare 12 giornate consecutive senza sconfitte non è cosa da poco, con il lockdown di mezzo. E di certo anche l'obiettivo non sarà molto facile, visto e considerato che comunque il Frosinone era partito con certe ambizioni, e quindi non dovrà lasciarsi sfuggire l'occasione di giocarsela ai playoff con altre squadre di peso, come Pordenone, Cittadella e lo stesso Spezia. E di conseguenza non sarà una partita molto facile, ma giochiamo in casa, e giocare con la mancanza del pubblico ha di sicuro un peso non indifferente, anche giocando in casa. Questo un po' in sintesi quello che è stato presentato da Giovanni Stroppa, sia in vista della prossima e futura stagione in Serie A, perché tra un mese senza tanta pausa saremo di nuovo in campo con partite sicuramente che da calendario all'inizio non saranno molto ma molto facili. L'esperienza comunque c'è. Vi è una squadra che ha fatto 2 stagioni in Serie A, e questo dovrebbe far pensare all'allestimento di una squadra abbastanza competitiva e fare un campionato abbastanza dignitoso. È tutto nell'ipotesi, abbiamo riempito così gli spazi, mentre l'Udinese è in vantaggio sul terreno del Cagliari e si sta giocando in questi minuti anche la Serie A, e
appunto dicevo, è tutto per questa per questa edizione di M91 qui Crotone, e di certo ci avete seguito su RDA Radio 1, ci seguirete sugli altri 70 e passa canali e più che rappresentano il circuito Spreaker, e tra queste altre emittenti che replicheranno le nostre trasmissioni ci sono stapradio.it piuttosto che Radio Ballerina One, ma ci seguirete anche sulla pagina Facebook di Fracalcio e Realtà. Non abbiamo voluto farvi perdere con i problemi tecnici che ci sono stati, quelli che erano appunto le precedenti due trasmissioni che abbiamo dovuto eliminare per problemi tecnici di natura audio. La premessa che adesso vi ribadiamo quelli che sono stati i risultati del 36esimo turno, compreso quello del Crotone, di cui abbiamo parlato nella prima parte, Livorno 1, Crotone 5, era la partita di anticipo giocata venerdì alle 18.45, tutte le altre alle 21. Frosinone 2, Benevento 3, Chievo Cittadella 4-1, Salernitana 2, Empoli 4, Venezia 1, Juve Stabia 0, Virtus Sentella 0, Perugia 2, Trapani 1, Pescara 0, Cosenza 2, Pisa 1, una pesante sconfitta del Pisa al San Vito Marulla di Cosenza, che torna ancora a sperare di potercela fare senza i play-out, cosa ma molto difficile, però comunque a superare il fattore della retrocessione diretta. E poi infine Ascoli 2, Pordenone 2, un Pordenone che va in vantaggio per ben due volte e termina il primo tempo vincendo per 2-0, si lascia poi raggiungere nel secondo tempo per ben due volte dall'Ascoli. E infine Cremonese Spezia 0-0, questa era appunto la partita che il Crotone ha dovuto aspettare nel risultato per avere la matematica certezza di essere promosso in Serie A, con due giornate di anticipo. Forte del 5-1 segnato all'Armando Picchi contro il Livorno. Classifica finale, e poi ai saluti e l'appuntamento a domani sera alle 22.50 per M91 qui Crotone, post Crotone Frosinone. Benevento 83 punti, Crotone 65, Spezia 57, Pordenone 56, Frosinone 53, Cittadella 52, Salernitana ed Empoli 51, Chievo e Pisa 50, Virtus Sentella e Venezia 47, Ascoli 46, Cremonese Perugia 45, Pescara 42, Juve Stabia 41, Cosenza 40, Trapani 38, Livorno 21. Matematicamente retrocesso in Lega Pro, probabilmente affiancato dal Trapani, prossima avversaria venerdì 31, a chiusura campionato con il 38esimo turno, in trasferta proprio in quel di Trapani, del Crotone. È tutto. L'appuntamento è a domani sera, ringraziamo tutti quanti, vi abbiamo fatto rivivere comunque quelle che erano le prerogative, vi abbiamo fatto vivere nella prima parte anche la festa cittadina, vi abbiamo fatto rivivere i commenti da parte
dello stesso allenatore, vi abbiamo fatto rivivere in sintesi questa promozione diretta in Serie A della Crotone. Ancora una volta grazie a tutti e appuntamento a domani sera su RDA Radio 1 in diretta alle 22:50 con M90 a Milano, appunto Milano M91 qui Crotone, per quanto riguarda la redazione sportiva di RDA Radio 1, e poi a seguire sui canali consueti del circuito Spreaker.com, tra cui Stapradio.it, sono più di 70, e Radio Ballerina One, e alla fine anche sulla pagina Facebook di Fracalcio e Realtà The Original. Arrivederci a tutti da Antonio Milano. A mano, Rino Gaetano. Raffaele, quell'altro microfono. Dai, balla di massaggio è stata finire. Ti soffia sul cuore e ti ruba l'amore. A mano si scioglie nel pianto, il dolce ricordo sbagliato da te.